Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade, è in corso l'incontro al Ministero dei Trasporti con i vertici di ASPI. Conte ha detto: o arriva una proposta vantaggiosa o procediamo con la revoca. Decisione entro la settimana in Consiglio dei Ministri. Ultimatum del Premier in un colloquio con la stampa poco dopo la sentenza della Consulta. La decisione sarà presa a breve e è la garanzia, appunto, sarà portata in Consiglio dei Ministri. Fonti del Ministero dei Trasporti hanno fatto sapere che la Ministra De Micheli ha convocato ASPI al MIT per il pomeriggio. Atlantia in borsa segna il -9%. Corruzione magistrati, condannato a 10 anni l'ex PM di Trani Antonio Savasta, pilotava sentenze in cambio di mazzette e diamanti. La sentenza sulla giustizia truccata emessa dal giudice Cinzia Vergine coglie tutto l'impianto accusatorio. Oltre all'ex magistrato, condannati con rito abbreviato anche l'altro PM Luigi Scimè, il re degli outlet Luigi D'Agostino, ex socio di Tiziano Renzi, gli avvocati Sprecola e Ragno. Nell'inchiesta è coinvolta anche l'ex GIP di Trani, Michele Nardi, che ha optato per il ritiro ordinario. Numerosi gli episodi contestati, regali costosi, ristrutturazioni di appartamenti e mazzette per pilotare le indagini e aggiustare i procedimenti. Pescara ha truccati gli appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019, 5 gli arresti domiciliari, sono ex assessore PD e 2 imprenditori, ai domiciliari Giacomo Cuzzi, Simona Di Carlo e il segretario cittadino dei Dem Moreno di Pietrantonio. Le altre misure cautelari per Cristian Summa, ristoratore del consorzio Pescara Vecchia, e Andrea Cipolla della Best Eventi. Nel corso del quinquennio, secondo quanto ha spiegato il procuratore capo Serpi, sono stati accertati fatti di corruzione e turbativa d'asta nell'affidamento dell'organizzazione di 22 concerti per un importo di circa 1,2 milioni di euro. Secondo l'accusa, i costi venivano gonfiati per garantire all'imprenditore un sovrapprezzo e in cambio lui organizzava cene, eventi e manifesti per la campagna elettorale. Appalti truccati nell'esercito, 64 indagati, agli arresti generale e colonnello dell'aeronautica, tangenti del 10% per favorire aziende. Le indagini hanno documentato uno specifico e ben collaudato sistema corruttivo tra imprenditori e militari. Il GIP Repubblica mortificata dal contagio delle tangenti consegnate dentro gli uffici o dentro un'automobile davanti a un bar. Il ministro Guerini ha detto: la difesa è parte lesa. Audio Berlusconi. Il giudice Antonio Esposito chiede di intervenire alla CEDU sull'ex premier. Il giudice che condannò l'ex cavaliere in via definitiva, si legge in una nota diffusa dal legale con istanza del 7 luglio 2020, ha chiesto al presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di essere autorizzata a intervenire nel procedimento Berlusconi contro Italia, sia per dimostrare la sua assoluta imparzialità, sia per argomentare, contrariamente a quanto sostenuto dai legali di Berlusconi, in merito alla totale regolarità e correttezza del processo che lo ha visto condannato per il reato di frode fiscale. Al procedimento sono stati allegati l'ormai noto audio tra l'ex premier e il giudice Franco e le testimonianze raccolte dai legali dell'uomo di Arcole, appunto, contro lo stesso magistrato che presiedeva la sezione della Cassazione. Notizie da Treviso e dal Veneto. Jacopo, giovane genio trevigiano di casa al CERN, dice: studiare a Ginevra mi ha aperto la mente. Ha preso 100 lode in un istituto della Svizzera, dove si è trasferito, con una tesi sui messaggi nascosti tra i numeri. Ritornano sagre e feste nella Marca, sinergie tra Proloco, ristoranti e negozi. L'Umpli annuncia il nuovo corso, appunto, eventi diffusi e dialogo con il territorio. Fra i consigli, niente cibo da sport. Conegliano e Castion sono esempi virtuosi. Delitto di Capoverde, 24 anni all'omicidio della trevigiana Marilena Corrò, condanna lieve scarcerazione ed espulsione per il complice che aiutò l'assassino a gettare il corpo in un pozzo e far sparire le tracce. Addio a Italo Michelin, pioniere di azienda sulle bici della Nazionale. Il patron della FAC Michelin aveva 97 anni, ha diretto anche i marchi Ciclopiave e Michelina, rifornendo molte squadre professionistiche e gli azzurri.
Spresiano, bimbo muore di meningite a solo 42 giorni, vittima di una rara forma di infezione. Ricoverato in patologia neonatale a Treviso, è stato sottoposto a un disperato intervento chirurgico. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, un solo nuovo caso in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive sono 108, due le persone ricoverate e nessun decesso. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, sono 108, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2. Non sono stati registrati nuovi decessi. In totale sono 345. DL rilancio, la maggioranza boccia lo stop al contributo Friuli Venezia Giulia. Savino dice: prendiamo atto che il PD di Serracchiani e il Movimento 5 Stelle di Sut e De Carlo hanno votato contro la sospensione. La Camera ha respinto l'ordine del giorno presentato dalla coordinatrice di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, e dal deputato azzurro Roberto Novelli, che chiedeva la sospensione del contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia. Punto da una vespa va in shock. È successo questa mattina da Iello del Friuli, scattati subito i soccorsi. È stato punto da una vespa e va in shock. Un uomo è stato punto appunto questa mattina ad Aiello del Friuli. La puntura gli ha causato uno shock anafilattico. Dopo l'allarme, la centrale Soles di Palmanova ha inviato sul posto il personale medico per i soccorsi. Le sue condizioni sono gravi. Pordenone, presa la banda degli aspirapolvere. I carabinieri hanno arrestato 3 rumeni che ieri pomeriggio avevano preso di mira l'Interspar di via Benedetto Marcello, rubando 7 Dyson. I carabinieri del Norm di Pordenone hanno fermato 3 rumeni di 35, 30 e 23 anni, responsabili del colpo commesso ieri pomeriggio ai danni del supermercato Interspar di via Benedetto Marcello nel capoluogo naoniano. I 3 in trasferta da Verona sono già noti alle forze dell'ordine, in quanto specializzati proprio nei furti di superalcolici, vini di pregio e aspirapolvere. Centauro morto a Cavazzo, è stato condannato l'automobilista. Nella tragedia a settembre 2018 ha perso la vita Massimiliano Pillinini, che viaggiava in sella alla sua moto. È arrivata la sentenza appunto oggi davanti al giudice del Tribunale di Udine, Emanuele Lazzaro, il tragico incidente nel quale il 16 settembre 2018 perse la vita a Cavazzo Carnico, lungo la regionale 512 Massimiliano Pillinini. Il 47enne della zona, apprezzato dirigente delle Ferriere Nord di Osoppo, viaggiava in sella alla sua KTM 690 Duke B3 quando un'auto condotta da una 22enne di Tolmezza all'altezza dell'intersezione con via 4 Novembre gli ha tagliato la strada. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.